La Sibilla, vita di Joyce Owusu, è una biografia narrata, è il racconto della vita di Gioconda Salvadori, detta Joyce Owusu. Owusu prende il nome dal compagno di una vita, Emilio Owusu, suo marito per 30 anni. È la storia di una donna che ha attraversato il Novecento da protagonista. Nata nel 1912 e morta nel 1998, ha vissuto in prima linea molti degli eventi fondamentali del secolo, non solo in Italia, ma anche in Europa, e poi dopo la guerra si è rivolta anche verso il resto del mondo. È stata una scrittrice, una poetessa, una traduttrice, una donna sempre molto impegnata in politica, una militante, una combattente per la libertà, per la giustizia. E subito, sin da giovane, si impegna nella lotta antifascista, che poi le è valsa anche una medaglia d'argento al valore proprio per la liberazione dal nazifascismo. E ha fatto la resistenza insieme al suo compagno in Europa, passando fronti e frontiere e rischiando spesso la vita e salvando molte vite di altri oppressi, di altri perseguitati. Lei stessa proveniva da una famiglia di perseguitati dal regime fascista e di esuli. E io ho cercato di raccontarla anche mettendola in relazione con le grandi personalità che lei ha avuto modo di incontrare e frequentare per tutta la vita. Primo fra tutti, ovviamente, il marito Emilio Lussu, ma anche suo fratello Max Salvadori, altro protagonista della nostra storia, e Benedetto Croce, che è stato il suo primo editore, estimatore e che l'ha sempre incoraggiata a scrivere poesie. E poi, dopo la guerra, si dedica appunto alla traduzione di poeti, primo fra tutti Nazim Hikmet, che lei porta in Italia e fa conoscere al pubblico italiano, un poeta molto amato e letto ancora oggi. E poi per tutta la vita Joyce si è impegnata per la realizzazione dei suoi principi di giustizia e libertà, incarnando un modello di donna molto interessante, alternativo e molto attivo nella realizzazione dell'utopia, che per lei non era un ideale, ma era una cosa molto concreta.